Il progetto Welcome è stato realizzato nell'ambito di un programma Interreg tra Italia, Albania e Montenegro ed è stato coordinato dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, che include 35 università in Italia che si occupano delle scienze del mare. Tra queste c'è anche l'Università del Salento e noi siamo qui infatti presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientale dell'Università del Salento, dove ha una sede fisica proprio l'unità operativa locale del CUNISVA. E noi abbiamo portato avanti il progetto Welcome. Nello specifico il progetto Welcome aveva degli obiettivi che riguardavano la esportazione di alcune linee guida sono state sviluppate e formulate a livello della Commissione europea anche ai paesi che non sono membri della Comunità europea, particolarmente Albania e Montenegro. Linee guida che servono per la gestione del problema del marine litter, ossia della spazzatura marina. Non esiste oggi un ambiente sulla terra e negli oceani che non sia contaminato dalla plastica, che costituisce ormai l'80-90% della spazzatura marina, ossia di quel materiale prodotto dall'uomo che galleggia sulla superficie dell'acqua, viene depositato sui fondali marini. Il settore ambiente del Comune di Lecce ha seguito di concerto con CUNISVA questo percorso progettuale di respiro internazionale della durata di circa 3 anni e l'ha fatto con straordinario entusiasmo. In sostanza, in continuità con quella che era stata già un'esperienza passata, il settore ambiente ha curato gli aspetti tecnici legati al recupero e al trattamento dei materiali spiaggiati che poi sono stati utilizzati per la realizzazione delle varie strutture. Inoltre ha contribuito a garantire la logistica delle varie operazioni a partire dalla preparazione dell'area interessata attraverso la rimozione del cosiddetto marine litter, nonché alla messa a punto di una serie di interventi che avevano come obiettivo la gestione in situ di resti di posidonia presenti lungo il litorale. Per l'amministrazione comunale la partecipazione a questo progetto è stata un'occasione importante per iniziare a implementare alcuni progetti integrati che si pongono l'obiettivo di proteggere con strumenti innovativi i nostri sistemi costieri. Abbiamo individuato un tratto di arenile di circa 150 metri che si trova a San Cataldo all'interno di un sito di interesse comunitario dove c'è un cordone dunale molto in sofferenza, frammentato, la cui percezione è anche molto scarsa da parte della comunità. È un cordone dunare che non solo mette a rischio la struttura dell'arenile stesso, ma è fortemente minacciato da calpestio inappropriato, attraversamenti impropri di motociclette, biciclette e automobili. Quindi abbiamo individuato questo cordone dunare che si trova nella marina, una delle marine più frequentate della città di Lecce, e questo piccolo progetto mette in atto tutte le strategie utili a aiutare la rigenerazione naturale del cordone dunare. È stato un progetto molto avvincente perché abbiamo lavorato con elementi non molto consoni dell'edilizia, ovvero con materiali naturali, e quindi la sfida di progettare con le biomasse, quindi con il recupero di elementi vegetali, è stata sicuramente interessante. È un tratto di costa molto particolare e simbolico perché fa parte, proprio una cerniera tra la parte paesaggistica che poi prosegue da quel tratto della Darsena verso Frigole e dall'altra verso la cittadina di San Cataldo, è molto antropizzato, quindi sarà veramente una sfida cercare di capire come questi elementi possano coesistere. E come evidente dalle grafiche, noi facciamo riferimento alla situazione presente della duna del 2006 che poi si è compromessa fino ad oggi. L'obiettivo sarà ritornare alla configurazione nel 2006 e prevediamo che possa succedere già in pochi anni, quindi sicuramente il monitoraggio sarà l'elemento, diciamo, innovativo del progetto.
Un altro aspetto importante è quello che il progetto Welcome ha voluto affrontare, quello di aumentare la consapevolezza del grande pubblico verso questo processo. E terzo e non ultimo aspetto del progetto era quello di volere valorizzare una parte di questa spazzatura marina. Il legno marino è sempre stata una spazzatura marina di vecchia data, soltanto che fino a 100 anni fa, diciamo, o anche forse anche meno, quel legno che si accumulava lungo le spiagge veniva raccolto dalla gente perché se lo portava a casa e lo bruciava nei camini. Oggi questo non è più, diciamo, c'è stato uno sviluppo delle comunità costiere, ormai abbiamo tutti un riscaldamento che è basato con la bombola a gas oppure con il metano, ma è diverso, non c'è più chi va a raccogliere sulle spiagge i grossi tronchi, il grosso materiale ligneo che arriva, quindi questo materiale si va accumulando. Una delle soluzioni che si può adottare, che può tornare utile a chi gestisce la fascia costiera, è quella di utilizzare quel legno per consolidare le dune costiere, perché le dune costiere sono soggette a erosione, sappiamo che cambiamenti climatici per diversi motivi, c'è una erosione progressiva delle coste. Per difendere anche delle strutture importantissime, degli ecosistemi importantissimi che sono le dune costiere, questo materiale ligneo può essere utilizzato proprio per la realizzazione di sistemi di difesa, utilizzando materiale quindi naturale, ed è quello che il Comune di Lecce ha realizzato proprio nell'ambito del progetto Welcome, quindi affidando agli architetti una progettazione di strutture di difesa che fossero ecocompatibili proprio perché per il materiale utilizzato e che fossero anche in armonia con quella che è la bellezza estetica dell'ambiente litorale. Per noi questo progetto è importante perché ci consente di sperimentare una buona prassi che vorremmo poi calare un po' su tutte quelle che sono le altre marine della città di Lecce, all'interno delle quali ci sono altri cordoni dunari molto in sofferenza. Lecce ha 4 km di erosione. Si tratta di progetti a bassissimo impatto ambientale, anzi a zero impatto ambientale, che non fanno altro che guardare alle biomasse vegetali che generosamente le mareggiate rilasciano sui nostri arenili come una straordinaria risorsa da rimettere però nel ciclo naturale della natura. E quindi guardare a queste biomasse vegetali con occhi consapevoli, informare la cittadinanza, le comunità locali del loro valore intrinseco e del potenziale enorme che hanno per proteggere le nostre dune e coinvolgere la cittadinanza stessa dentro queste azioni di protezione dell'ambiente, credo che sia fondamentale, perché non può esserci una strategia integrata delle aree costiere senza una consapevolezza collettiva del valore che hanno i nostri beni ambientali. Un aspetto sicuramente molto d'impatto del progetto è il fatto che è un progetto in itinere, che il progetto vivrà insieme all'evoluzione della duna. Si è già a conoscenza da studi che la presenza di biomasse vegetali nei tratti di, diciamo, definizione della geometria della duna consentirà con l'azione del vento il riposizionamento della sabbia in alcune parti della duna, e questo favorirà la crescita di vegetazione spontanea. Per far crescere la vegetazione spontanea è fondamentale che non ci sia passaggio, soprattutto di automezzi, ma in particolare poi anche di pedoni. Nell'ambito di questa realizzazione si è pensato anche alla fruizione da parte del pubblico di questi ambienti. Per questo motivo sono state realizzate anche delle strutture pedonali percorribili, sempre in legno, che da un lato consolidavano la duna, ma che permettono anche attualmente il passaggio del pubblico attraverso questi sistemi senza portare l'impatto che normalmente viene determinato quando ci sono fiumi di persone che passano attraverso un ambiente dunale. Si creano dei corridori che frammentano la duna e quindi indeboliscono un sistema naturale che invece serve proprio per la protezione della fascia costiera.
Abbiamo valorizzato l'accesso alla spiaggia attraverso una nuova rampa che identifica un accesso singolo per far sì che appunto si abbia un'identità molto forte dell'accesso e le persone non siano indirizzate a attraversare la duna in diversi punti, quindi cercando di valorizzare appunto l'accesso al mare e non renderlo inaccessibile, nel senso che è importantissimo recuperare, diciamo, la duna, ma allo stesso tempo far sì che quel tratto di spiaggia continui ad essere frequentato. Quindi questo dimostra quanto la tutela dell'ambiente e la fruizione turistica dei litorali possa coesistere. Ci è piaciuto molto lavorare anche sugli elementi grafici di comunicazione per far sì che la cittadinanza potesse proprio prendere parte del progetto, cercando di rispettare le opere che sono state fatte e quindi cercare di comprenderle e poi di farle diventare effettivo ricostruzione, diciamo, paesaggistica della duna. Siamo convinti che un ridisegno così forte, anche se fatto con materiali naturali e l'infografica diffuse su tutto il progetto, aiuteranno a far percepire la necessità anche da parte della cittadinanza e quindi a rispettare questa parte di duna. Riteniamo che l'importanza di Welcome risieda soprattutto nel valore sperimentale delle tecniche che sono state utilizzate, tecniche che oggi, alla luce dell'esperienza leccese, albanese e montenegrina, possono essere considerate delle vere e proprie best practices, facilmente e fruttuosamente applicabili ed esportabili a tutti i paesi del bacino mediterraneo, assimilabili per conformità clima, di litorale e anche di biodiversità costiera. Queste iniziative peraltro credo che servano anche a costruire un'offerta di turismo sostenibile, diversificata, che appunto è fondata sull'identità dei luoghi, sull'inestimabile valore ambientale degli stessi e proprio ora che siamo alle porte di una transizione ecologica, che non può essere solo ecologica ma deve essere anche sociale, ecco, anche queste piccole esperienze contribuiscono a fare sempre meglio.